Ciao, ¿cómo estáis? Soy Laura Cepeda y hoy te doy el bienvenido a casa mía y al mio nuevo canal en italiano, Laura Cepeda Italia. Recuerda que ogni lunedì faccio un nuevo tutorial en italiano. Oggi condividerò come tessere questo bellissimo poncho a maglia con le dita che ho tessuto molto tempo fa con altra lana. Ma ora lo tesserò con queste nuove lane che hanno colori molto gradevoli e che provengono da 250 grammi. Sai che puoi trovarli come maxi long nel mio negozio online www.lauracepeda.is e lo spediamo tramite pacco DHL a casa tua. Siamo noi in Spagna. Inizieremo a lavorare a maglia questo poncho. L'ho lavorato a maglia con le dita, ma ricordi che puoi anche lavorarlo a maglia con il uncinetto del numero 10, 12 o 15 mm e con 250 grammi di lana maxi long. Iniziamo a tessere 32 catene. 1, 2, 3. Ricordiamo che questo poncho è per tutte le taglie, poiché abbiamo 32 catene sciolte e delle stesse dimensioni. Chiudiamo in un cerchio con un punto scorrevole, facendo attenzione che la catena sia giusta. E facciamo 32 punti bassi o punti nani con questo anello forma. Anello sopra, faccio un punto basso e tiro i tre fili che ho sul dito o sull'uncinetto in questo modo. È molto importante che tu veda le mie mani e osservi come lo faccio in questo modo. Quando abbiamo sempre questi 32 punti, dobbiamo contare alla fine di ogni giro. E adesso tesseremo un altro giro di punti bassi con un cappio, ma ora lo inseriremo tra i pilastri, uno davanti e uno dietro, in questo modo. Quindi 32 punti osservano molto bene come faccio io, è molto semplice. Dobbiamo solo fare attenzione a farlo tra i pilastri. Uno davanti e uno dietro in questo modo per 32 punti in questa forma così. È molto importante che tu puoi vedere come io lo faccio.
Lo faremo di nuovo in modo che tu lo veda molto bene. Faccio un giro. Faccio un punto nano, ma prendendo il punto attraverso i pilastri. In questo modo. Uno davanti e uno dietro. Quando finiamo il giro, vediamo che il tessuto è diritto e poi lo faremo un altro giro che si intreccia a spirale a forma di cerchio e ogni volta che arriveremo a questa coda sapremo quando inizia e finisce il giro. Quindi faremo 8 giri per il collo in questa forma. E quando avremo finito gli 8 giri, inizieremo a lavorare a maglia il fondo del poncho. Quindi lasceremo un buco vuoto e nel prossimo tesseremo un ventaglio di 7 pilastri o 7 bastoni. Quindi creeremo 7 massicci di 2 tirati fuori in questo modo. Sopo filo faccio un solido e prendo 2 fili e poi 2 fili del mio dito o del mio uncinetto. E quando ho già i 7 pilastri del mio ventaglio, poi nel punto successivo faccio un punto basso. Lascio il punto vuoto successivo e nel successivo faccio il mio ventaglio a 7 di 7 pilastri. E così tutto l'intorno. Nota che prima del ventaglio lasciamo un punto vuoto e dopo del ventaglio lavoriamo un punto basso. Al punto successivo e così tutto il giro in questa forma. Quindi lasciamo un buco da solo e al punto successivo creiamo il nostro ventaglio a 7 pilastri. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pilastri. Ricordiamo che sono 7 punti solidi o 7 punti lunghi in un singolo punto per formare il ventaglio. E quindi facciamo un punto basso al prossimo punto. E quando avremo finito questo giro, avremo 11 ventagli. Mentre chiudiamo con un punto basso nel punto successivo e iniziamo il giro successivo. Con un punto scivolato andiamo in cima al ventaglio. In questo modo. Poi tessiamo 2 catene nel punto basso del giro precedente e facciamo un punto alto. 2 catene, un punto alto in questo stesso punto per formare una trama alla lettera V. E lo chiudiamo con un punto basso nella parte alta del prossimo ventaglio. Quindi lavoriamo 2 catene, un punto alto, 2 catene, un punto alto. In lo stesso punto del punto basso del giro precedente.
E quindi due catene in questo modo per fare una V. E così tutto il giro. Il giro successivo sarà un giro di ventaglie, ma ora di 8 pilastri e con il ventaglio facciamo un punto basso e ricordiamo che il ventaglio deve essere lavorata nella V del giro precedente. Poi facciamo un giro di V e poi un giro di ventaglio, ma ora di 9 pilastri. E quindi tesseremo fino a quando noi finiremo il filo. Un giro di V, un giro di ventaglio. Un giro di V, un giro di ventaglio, un giro di V, un giro di ventaglio. Ma ora tutte le ventaglie saranno di 9 pilastri. In questo modo. Ed è bello perché i colori del gomitolo di lana stanno venendo fuori. Anche se tu vuoi, se puoi anche tessere il poncho di un singolo colore ed è anche molto bello. Amici, abbiamo già finito il nostro poncho. Vedi quanto è stato bello. Io ho fatto un giro di ventagli di 7 pilastri e poi un giro di V e poi un giro di ventagli di 8 pilastri, poi un giro di V e poi 3 giri di ventagli di 9 pilastri con i loro rispettivi giri di V. Vedono che è rimasto un piccolo di filo. E qui all'inizio abbiamo fatto anche questi 8 giri per il collo. Grazie mille per aver visto questo tutorial. Abbiamo finito questo bellissimo poncho ed è stato molto facile e molto veloce, in appena un'ora. Quindi puoi fare molti e venderli o regalarli perché sono molto facili e molto veloci e soprattutto sono belli. E se ti è piaciuto, dammi like, commenta questo video, condividilo tra tutti i tuoi amici e soprattutto iscriviti a questo canale facendo clic sul pulsante qui sotto. Ciao!